Pronto? Casa Pelliccioli? Sì, dica. E il papà di Samuel? Sì. Qui è il pronto soccorso di Bergamo. Suo figlio ha avuto un incidente. Corra! Il vetro su cui c'era la foto di Samuel è caduto in terra ed è andato in mille pezzi. Tu, con le mani insanguinate, cerchi di ricomporre questo mosaico, ma alcuni pezzi sono slambrati, altri non più recuperabili. Non sai se potrai rivedere tuo figlio, ancora vivo oppure gravemente traumatizzato. Questa eclisse di sole che ha seminato il buio della morte nella tua vita sta passando e dal cono di luce che va a formarsi riappare il viso sorridente di Samuel a ricordarci che il miracolo della vita continua. Quello che state per vedere non è un film, non è una commedia né un romanzo, ma uno spaccato di una vita comune che è iniziata con un incidente in moto causato da uno svenimento dovuto a una congestione. Questa storia, dopo anni di letto e sofferenza, sta trasformandosi in un ritorno alla vita. Le riprese vedono le prime terapie fatte da un ragazzo che sta lentamente passando dal coma vegetale allo stato vigile. Al rientro a casa dall'ospedale si cerca di far familiarizzare Samuel che ha i primi comportamenti aggressivi, tirando i capelli al fratello David e cercando di picchiare il cane Kiska che Samuel aveva acquistato cucciolo 30 giorni prima dell'incidente. Per molti mesi è stato alimentato con una sonda nello stomaco. A settembre 96 si cerca di insegnargli a mangiare, ma la difficoltà sta nel fargli accettare di essere imboccato. Ad ogni pasto si deve lottare per poterlo imboccare. Piano piano diventa irrequieto. Per gestirlo servono più persone. Qui si vede una serie di tentativi per spostarlo dalla carrozzina al letto. Dopo varie volte si deve rinunciare. Pensate quante persone e quanta tensione serve per poterlo accudire. Questo non è che una delle mille cose faticose da farsi in un giorno. Moltiplicate tutto questo per mesi ed anni e vedrete che grado di tensione deve vivere una famiglia divenuta a sua volta disabile. Samuel ogni giorno che passa diventa sempre più aggressivo, per cui lo si deve contenere legando con un laccio la mano e la gamba sinistra. In un'occasione con un calcio ha rotto il naso ad una signora che lo stava accudendo. Assieme all'aggressività compaiono sempre più di frequente delle crisi epilettiche, al cui termine Samuel è sempre più nervoso ed esausto. A 2 anni dal coma, l'unico amico rimastogli è Kiska, che passa tanto tempo al suo fianco, leccandogli la faccia per fargli coraggio. A marzo 98 si è in un soggiorno per disabile in Valle d'Aosta, con terapie riabilitative come lidoterapia. Tra le stimolazioni c'è anche l'ipoterapia, che Samuel ha difficoltà ad accettare, tanto che, messo a cavallo, la prima volta picchia anche quello, e necessita di 4 persone che lo accudiscono per evitare danni a se stesso oltre che ad altri. La voglia di ritornare a vivere è talmente grande che a fine aprile 98, a 2 anni dal coma, per la prima volta a casa si regge in piedi da solo, aiutato dal fratello David, che compie i primi passi da uomo liberatosi dalla carrozzina. A Samuel bisogna reinsegnargli tutto. Si inizia con la scrittura a ricalco e via via si arriva alla scrittura senza la base. Dopo 4 anni, a Samuel viene mostrata la moto dell'incidente, una Yamaha 125 TZR. Prima di demolirla, Samuel vuole cavalcarla ancora una volta, simulando una corsa sfrenata ed accarezzandola come fa un innamorato con l'oggetto dei suoi desideri.
Il papà, ormai impraticatosi nella ginnastica riabilitativa, lo sottopone ad esercizi di rilassamento, preparatori del trattamento con la tossina botulinica effettuati nel reparto di neurofisiopatologia dell'ospedale di Berga. Ad aprile 2001 partecipa alla Stramilano, effettuando il percorso un po' in carrozzina, un po' a piedi. L'arena di Milano lo vede trionfante assieme al papà. Questa storia è iniziata a cavallo di una moto ed è continuata a cavallo di mezzi sempre diversi. A luglio 2001 l'apice è stato raggiunto quando ha potuto effettuare un giro col fratello David a bordo della Ducati 748. Nei soggiorni estivi per disabili a Cesenatico, le serate in discoteca non sono che momenti di vita tesi al rientro nella normalità. A 6 anni dall'incidente continuano gli interventi all'ospedale San Giorgio di Ferrara per cercare di recuperare il braccio sinistro con permanenti postumi da parese. La piscina è sempre più frequentata e grazie alla presenza del gruppo subacqueo mediterraneo di Dalmine il divertimento si affianca alla riabilitazione. Anche i maneggi lo vedono sempre più presente, acquisendo sempre maggior padronanza e destrezza. Sai che questa immagine di... ce la faccio, mi commuovo io, tu sei normale. Questa immagine del padre che è più forte anche della morte è una cosa che ti devo dire, non lo so, di qualcosa tu, perché io non sono... Tu sei un papà e quindi... Diciamo che ormai sono vaccinato, la mia dose di lacrime che avevo è notevole, l'ho già sprecata tutta, investita, non sprecata. Il nostro logo è questo, anzi, i nostri ragazzi sono delle farfalle che girano nel prato della vita, improvvisamente avviene qualcosa di impensabile, quello che devi toccare sempre gli altri, un fulmine colpisce questa farfalla, la sbatte a terra, questa farfalla perde le ali, si rattrappisce e sta morendo. Tu la raccogli con le tue mani, la bagni con le tue lacrime, la scaldi con il tuo amore, la illumini con la tua fede, fondamentale per me e per tanti altri, e facciamo di tutto affinché queste farfalle abbiano a tornare a volare nell'aria. Ed ora, con una sequenza di foto, cercherò di regalarvi parte di quella determinazione che in 8 anni ci ha aiutati a trasformare la disperazione più cupa in una carica positiva. In questa raffica di foto potete vedere i momenti più salienti e gli attori che hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno. Vediamo la carrozzina, gli amici, i cavalli, il fedele cane Husky Kiska, le varie moto, sua vera passione, ed infine gli interpreti principali assieme a Samuel, che sono il fratello David, la mamma Gabriella ed il papà Stefano. La nostra lucida pazzia ci ha consentito di trarre positività anche da situazioni che la maggior parte della gente considerava negative e senza uscita. La nostra fortuna è stata che accanto ad un amore disperato, alla fede e alla speranza, abbiamo avuto la solidarietà di altre persone che non ci hanno consentito di arrenderci. La sua prima passione è stato il Monster, e Sami, quando era in coma vigile, addirittura mandavo gli amici in ospedale sotto le finestre a sgasare con la moto, e Samuel percepiva questo messaggio e fremeva questo rumore e stava a indicare che era sulla via del rientro. La moto purtroppo oggi lui non può più guidarla, però comunque la cavalca lo stesso e fa delle grandi passeggiate assieme a suo papà e alla nostra famosa mitica Vespa.
Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa. Quanto dura la salita? In gioco ce la fa.